proposta definitiva, però ti posso dire che la mia funzione che non è molto compresa, perché a me mi picchiano quelli della maggioranza in PD e stasera c'è il in televisione di Mattano. Poi ci sono quelli 5 Stelle che dicono perché non sei stato a votare contro se non sei d'accordo, non hanno ancora capito che se uno sta in una maggioranza, certo. Mi auguro che ci resti perché ho bisogno di sentirmi rappresentati. Vai da casa di giochi che è meglio. Dicevo che è una posizione scomoda e anche a volte difficile da spiegare, però il punto per me è quello che dicevano prima anche loro due, cioè teniamo un riferimento al centro-sinistra, teniamo insieme a chi si spende nel Partito Democratico con orgoglio, ma anche a chi sta immediatamente fuori dal PD, a chi ha votato magari il 5 Stelle, costruiamo un ragionamento per il futuro, perché non è soltanto la fondazione di una nuova forza politica che conta, ma è prossimo sindaco, lo stesso sindaco di Tempio Pausani, avrà una maggioranza di centro-sinistra o no? Questa è una domanda secondo me più rilevante. La riforma costituzionale la teniamo così o riusciamo a cambiarla? Perché lì cambia poco se io entro in gruppo misto e Migliore entra in PD. Non mi interessa niente a nessuno. Il problema è come si mobilita la società anche per difendere le cose, però. Perché la cosa che mi sorprende, che lo dicevo all'inizio, l'articolo 18 è già un po' scivolato via. Il Senato chi se lo ricorda più, le province solo perché ognuno se ne deve poter fare, altrimenti se ne saranno attivate pure quelle, degli ospedali, ma sì, tagliamo la sanità che ci sono gli spreconi. Capite che se facciamo così, guardate che facciamo fatica a tutti, ma non perché vince Renzi e perde Civati, chi se ne frega, perché c'è un problema di sostenibilità nostra, del diritto di cittadinanza, la capacità di incidere sulle cose che dice, su quelle IIP che ci passa sopra, ma anche le politiche energetiche che ci passano sopra, ma anche le scelte della Banca Centrale Europea, tutte queste cose chi le controlla più? E questo è il punto, ok, però io per ora la ricetta che dico è, io voglio che il PD rimanga un partito di sinistra e che organizzi il centro-sinistra, questo è il primo messaggio, se le elezioni sono a marzo vedremo. Avremo una risposta immediatamente, no? E ci ritroviamo in campagna elettorale a discuterle anche magari su posizioni diverse, perché non è che la vita è, non è un atto di fede, non è una scelta politica di stare nel Partito Democratico, se ho gli elementi per sostenerla bene, se no per fare un discorso diverso la prossima volta, lo dico con la sincerità totale che mi cerco di contraddistinguere, diciamo. Dopodiché lo stesso vale per le questioni sulla politica, prima Thomas si richiama al merito, discutiamo del merito, perché stiamo prendendo tutto l'articolo 18 che era rimasto a Roma? Perché? Me lo spiegate non con gli slogan, me lo spiegate bene. Ci sono i sussidi per la disoccupazione universale, se non è vero, è una balla, è una truffa, e allora non diciamolo, perché ho l'impressione che non siano tutti così tanti questi sussidi. Se abbiamo i soldi, un punto di vita da regalare alle persone o alle aziende, facciamolo con un po' di intelligenza, queste sono le battaglie che faccio. Se dobbiamo fare le scelte in campo ambientale, facciamo in un certo modo, non il suo contrario. Questa battaglia la possiamo fare tutti e contemporaneamente, con l'iniziativa. C'è la piazza della CGM, ma c'è anche la mobilitazione in Sardegna su mille cose, c'è la difesa dei nostri amministratori, c'è il lavoro quotidiano dei nostri amministratori. Io non sono, e vi chiedo di non essere davvero quello che distingue il mondo tagliando la fede così. È complicata, è in movimento, è in trasformazione. Cerchiamo di trovare dei punti di riferimento che possono essere nel comune, nell'associazione culturale, nella forza politica, ma anche una battaglia regionale trasparente come quella che fa Castagno. Per ora è così. La prossima volta il congresso non è finito, avrei fatto un discorso diverso, ma l'ho perso anche abbastanza maluccio, lo dice poi il punto di vista delle proporzioni. Quindi è un lavoro che io continuo a fare che sono forse insomma coerente. Quello che vi ho promesso un anno fa continuo a fare. E se il PD dovesse scegliere di preferire me, con le persone come Thomas, con le persone come voi, a loro, preferire Alfano e Giovanardi, la risposta è già arrivata. No? E che è una cosa.